Come guadagnare soldi gratis con Free Cash e SafePal? Metodo ragazzi super semplice e gratuito, andremo anche a visionare le ultime promozioni più interessanti su Free Cash. Benvenuti a tutti amici su Guadagnare Facile Gratis. Vi ricordo di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale e di accendere la campanellina delle notifiche. Mi raccomando. In descrizione vi lascio il link del canale Telegram. Venite ragazzi che lì vado a fare gli ultimi aggiornamenti delle promozioni che presento, dei metodi di guadagno e i tutorial degli strumenti che andremo ad utilizzare. Andiamo a fare un altro prelievo in cripto direttamente da Free Cash sul mio wallet SafePal e vi andrò anche a svelare le migliori promo che possiamo trovare su Free Cash. Vi ricordo che nella giornata di ieri vi ho fatto un bellissimo tutorial riguardo SafePal. Vi lascio il link in descrizione. Sul mio blog potete anche trovare un articolo su SafePal dove avete tutto un tutorial ben fornito riguardante questo wallet. Per chi non conosce FreeCash, ragazzi, questa applicazione è veramente d'oro, possiamo dirlo, perché effettivamente sta pagando da tantissimo, tantissimo tempo, quindi sta funzionando alla perfezione. Ci dà la possibilità di guadagnare in modo completamente gratuito soldi, criptovalute, dipende da noi come vogliamo ritirare, semplicemente essendo degli utenti attivi all'interno della piattaforma, ovvero possiamo andare a partecipare a sondaggi, possiamo creare account su exchange, possiamo creare account su applicazioni Play Store, possiamo guadagnare soldi anche giocando su dei giochini Android. In sostanza, ragazzi, c'è veramente tutto. Attenzione però, ci sono anche casino online che naturalmente vengono remunerati di più, ma questo video non è un invito per iniziare a giocare a casino online, quindi attenzione. Nella sezione tutto su Free Cash, se mettiamo il filtro Agus Reward, possiamo trovare tutte le applicazioni che vengono pagate un botto di soldi, ragazzi. Per esempio Call of Dragon, abbiamo delle task totali che ci permettono di guadagnare un totale di ben $1325. Ma dato che stiamo parlando anche di fare un ritiro in cripto direttamente da Free Cash su SafePal, abbiamo anche delle promozioni riguardanti exchange molto famosi. Per esempio su Coinbase, se facciamo una registrazione, ci vengono accreditati 5 passadollari, se facciamo un primo trade addirittura un $43. Possiamo anche trovare exchange del calibro come crypto.com. In questo caso, solo se apriamo l'app e passiamo da Free Cash, possiamo andare a guadagnare 13 centesimi di dollaro. Se apriamo un account passando da Free Cash, ci verranno erogati 2,55 centesimi di dollaro. E se compriamo un asset in cripto dal valore di minimo $10, ci vengono accreditati 20,41 dollari. Tutto questo se completiamo le task entro i 30 giorni ci verranno erogati un massimo di $23. Un altro esempio lampante è quello di Wirex, il quale se depositiamo $10 all'interno della piattaforma possiamo guadagnare $14 su Free Cash. Inoltre abbiamo anche un sistema di affiliazione altamente remunerativo, quindi più persone invitiamo e aiutiamo a guadagnare all'interno di Free Cash e più possiamo salire di livello. Tutto questo si traduce maggiori percentuali che ci vengono erogate se i nostri amici stanno guadagnando. Per esempio nella sezione affiliati di Free Cash avremo il Tier 1, Tier 2, Tier 3 fino ad arrivare al Tier 10, la quale ci assicura il 30% delle commissioni sul guadagno dei nostri affiliati. E beh ragazzi, direi veramente una cosa pazzesca. Ebbene amici, ora andremo a fare una prova di prelievo e andiamo a vedere tutte le possibilità di prelievo che possiamo trovare all'interno di Free Cash e faremo naturalmente un prelievo, possiamo dirlo, un pochettino fuori dalla massa, ovvero cambiamo metodo, così vi faccio vedere anche utilizzare gli strumenti che portiamo sul canale e quindi direi di iniziare subito. Allora amici, eccoci all'interno di Free Cash. Io ho disponibili questi dollari qui per il cash out, quindi in sostanza basta cliccare qui sopra, ragazzi, come ben sappiamo, l'abbiamo detto molte volte, andiamo a ricordarci come possiamo ritirare. Allora possiamo ritirare tramite Revolut per chi ce l'ha naturalmente, PayPal con un minimo esempio di $5, Bitcoin ragazzi con un minimo di $5 in Bitcoin, naturalmente contando anche le fee quindi non conviene. Abbiamo anche la possibilità di andare a ritirare in Ethereum, che il minimo è 2,50 anche per quanto riguarda le fee di transazione, quindi naturalmente abbiamo il Litecoin, Dogecoin, secondo me quelli più convenienti, il Litecoin quello meglio di tutti perché non avremo in sostanza costi di fee, possiamo dirlo, perlomeno super super minimi. Inoltre abbiamo la possibilità anche di ritirare in
in buoni Amazon al valore minimo di $5, un massimo di $50. Poi abbiamo Visa, quindi andare a ritirare un minimo di $5, un massimo di $200, circuito Visa. Google Pay, quindi a credito su Google Pay. Apple, Netflix, Spotify, Zalando, Steam, PlayStation, Xbox, Nintendo, Blizzard, Minecraft. Beh, ragazzi, quindi c'è l'imbarazzo della scelta. Allora, quindi come facciamo, ragazzi, per ora andare a ritirare i nostri Litecoin da FreeCash? Dobbiamo andare sulla sezione Litecoin, esempio come per qualche altro asset crypto, in sostanza quello che vi piace di più. Comunque i più convenienti, li ripeto, sono Litecoin e Dogecoin. Bisogna naturalmente inserire un indirizzo Litecoin e poi andremo a fare il trasferimento. Quindi questa volta dove lo facciamo? Lo facciamo all'interno di SafePal, dato che abbiamo parlato di SafePal nella giornata di ieri. Quindi vi invito ad andare a vedere il video se volete conoscere a 360 gradi che cosa si può fare con questo wallet. Quindi andando su SafePal, utilizzando SafePal, dobbiamo andare a cercare il nostro asset di riferimento, ovvero il Litecoin. Quindi qui sotto, ragazzi, sulla sezione coin abbiamo gestione delle valute. Se clicchiamo su gestione delle valute possiamo inserire l'asset che vogliamo cercare. Quindi in sostanza clicchiamo LTC o scriviamo Litecoin, quindi andremo a mettere ora su tutto, abbiamo, eccolo qui, il Litecoin, ok, in rete naturalmente Litecoin, perché questi altri Litecoin, ragazzi, attenzione, sono in rete BSC, in rete BNB, rete TRC20, eccetera. Comunque sia, vado ad aggiungere il Litecoin nella mia schermata iniziale sulle coin, sul mio SafePal wallet, e avremo il nostro Litecoin qui sotto naturalmente. Poi andremo a cliccare su Litecoin, possiamo fare ricevi, e qui avremo il nostro indirizzo di deposito di Litecoin per mandare i nostri Litecoin in rete Litecoin. Quindi farò copia indirizzo di deposito e ritornerò sul mio FreeCash. Quindi in sostanza ad ora vado a mettere il mio indirizzo bello qui dentro di Litecoin. Possiamo salvare l'indirizzo se vogliamo, se non lo vogliamo cambiare, o perlomeno dopo possiamo anche ricambiarlo, anche se lo salviamo, e vado a fare ammontare massimo. Quindi ad ora posso ritirare questi $2,818, quindi riceverò 0,041 eccetera di Litecoin. Farò preleva e il withdraw è stato approvato. Ora vedremo quanto tempo ci metterà. Lascio una recensione se vogliamo lasciare una recensione a FreeCash, ragazzi. Vi ripeto, questa applicazione è sempre pagante, sta in giro da penso da anni e continua a pagare. Ci sono un sacco di membri attivi all'interno di FreeCash. Naturalmente, se vi piace fare sondaggi oppure volete farvi un account, per esempio su Coinbase, eccetera, abbiamo una miriade di possibilità. Possiamo naturalmente passare da FreeCash e così avremo anche dei soldi aggiuntivi. Velocissimo, ragazzi, perché neanche 10 secondi già ci hanno fornito tutti i dettagli della transazione. Ancora non sono disponibili all'interno, però naturalmente a breve lo saranno. Quindi cliccando qui, ragazzi, possiamo andare a vedere tutto all'interno di SafePal. È un wallet veramente super completo. Può essere complesso per chi non ha utilizzato mai di wallet, però vi lascio tutte le guide del caso sia sul mio blog che naturalmente il video che ho fatto ieri, vi lascio il link qui sotto. Quindi qui possiamo andare a vedere tutto, possiamo andare a visualizzare su Blockchain Explorer, abbiamo TXID, abbiamo veramente tutto. Ed ecco qui che i nostri asset crypto, i nostri Litecoin, sono arrivati sul nostro SafePal. Naturalmente, se non li vogliamo lasciare in Bitcoin, basta che andiamo su scambia. Per esempio, li vogliamo swappare in USDT TRC20, cercheremo USDT TRC20 e farò naturalmente uno swap, o faremo uno swap. Quindi in sostanza possiamo fare come vogliamo. Naturalmente ad ora ci vogliono più Litecoin. Quindi amici, FreeCash yes, SafePal yes. Fatemi sapere nei commenti se questo video vi è piaciuto. Noi ci salutiamo qui, ragazzi, all'occhio, iscrivetevi al canale per nuovi aggiornamenti. Ciao a tutti.